Buongiorno, come d'accordo e annunciato, eccomi qui per parlarvi di un argomento che in fin dei conti avete scelto voi, perché tutte le telefonate che ho ricevuto, messaggi eccetera, erano orientati a sentire parlare di questo argomento che è chiamato bombardamento d'amore per migliorare la relazione, il rapporto che si può costituire tra proprietario, amico e cane. È chiaro che si prende spunto da alcune strategie di seduzione, perché non ne facciamo mica mistero, nel senso che anche nell'ambito della seduzione, quando si vuole sedurre qualcuno, si fa un tipo di attività che appunto in inglese è chiamato love bombing. Che cosa vuol dire? Tradotto letteralmente, bombardamento d'amore. E allora, la seduzione che si può adottare per migliorare la relazione con il cane è, secondo me, molto simile alla seduzione che si può mettere in campo quando due persone si piacciono, si mettono insieme e sviluppano quindi un legame, una dipendenza affettiva univoca, straordinaria, che li distingue, li fa diventare una cosa sola all'interno di questo patrimonio di umanità e naturalmente anche di cinofilia nel nostro contesto. Allora, chiaramente non potrò dirvi tutto, se no non va bene. Vi darò però qualche spunto di comprensione affinché possiate migliorare la relazione con il vostro cane. Innanzitutto, cos'è il love bombing? Facciamo un esempio umano. Quando c'è una donna, ad esempio, che interessa un uomo, la prima cosa che l'uomo deve fare è farsi presente. Anche le donne possono farsi presente. Per esempio, a me c'è stata una mia conoscente che mi regalava una torta alla settimana, cioè mi trovava il modo di farmi avere una torta alla settimana. Io naturalmente gradivo questa cosa qua e vedevo che però tutte le settimane arrivava una torta, stava facendo lo bombing, no? Cercava di rendersi presente, farsi presente, affinché io potessi portare l'attenzione su di lei. Ma se fosse sufficiente questo, voglio dire, la cosa sarebbe molto semplice. Nella realtà ci sono dei meccanismi emotivi e emozionali un po' diversi. E allora andiamo avanti nel comprendere. Questo aspetto della seduzione vuol dire cominciare a dispensare una serie di cose, di parole nell'ambito umano e dei regali, delle manifestazioni in generale che tendono a far sì che la persona che le riceve in un certo qual modo ci osservi con un occhio diverso rispetto a quanto non facesse qualche tempo prima. Con il cane è la stessa cosa, quindi bisogna cominciare con una serie di concessioni inizialmente gratuite al nostro cane che noi dispenseremo senza chiedergli proprio nulla. Ossia, gli daremo questa serie di gratificazioni e cose da lui che gli piacciono, no? Piacevolmente accettate, in maniera assolutamente neutra. Faccio un esempio pratico. Avremo dei piccoli premietti nelle nostre mani e cominceremo a darglieli senza che il cane faccia niente. All'improvviso tireremo fuori la pallina che gli piace e gliela daremo senza chiedergli proprio nulla. Tireremo fuori il tag bite e glielo daremo proprio così, senza che il cane debba necessariamente esprimere nessun tipo di comportamento. Voi direte basta questo? No, è però il primo passo. Fatto il primo passo, quindi arrivare al punto di dispensare queste gratificazioni spontaneamente, naturalmente al cane, noi dovremmo cominciare ad adottare nella seconda fase un atteggiamento distaccato dal cane. Cioè un atteggiamento dove noi aspettiamo che sia il cane stesso a richiedere la nostra attenzione e il nostro favore. Quindi il cane penserà, ma tutte quelle cose belle che la settimana scorsa arrivavano, adesso non arrivano più. Come mai? E quindi sarà lui a portare l'attenzione su di voi. Sarà lui che comincerà a venirvi vicino, a ricercare la vostra attenzione e il vostro favore. Analogamente nell'aspetto seduttivo tra uomini e donne capita la stessa cosa.
dopo un periodo dove è stato fatto il love bombing, cioè questo dispensare atteggiamenti, si mandano i fiori, no? Si cerca di creare una situazione tale per cui la donna, in questo contesto, visto che io sono un maschietto, capisca che voi tu ti fai presente in un certo qual modo. E inizialmente è sufficiente questo tipo di attività. Poi che cosa bisogna fare? Bisogna aumentare un pochettino per un po' di tempo, sempre all'interno della fase di love bombing, l'atteggiamento del dispensare una gratificazione gratuita. E questo dipende dal soggetto. Nelle persone abbiamo la persona che vive un aspetto logico e la persona invece che vive un aspetto emozionale. Nella persona che vive l'aspetto logico bisogna fare qualcosa che per lei sia logico. Ti ho portato il pesce il venerdì perché sono andato a pescare, perché il venerdì si deve mangiare di magro, visto che tu sei cattolica. Ecco, questo è un esempio. Dobbiamo dare un'indicazione logico, razionale, all'individuo che ragiona così. A un'altra persona invece che vive l'aspetto più strettamente emotivo, emozionale, noi potremmo dire: ieri sono andato a pescare, ho pescato questa trota, era la più bella che c'era e ho pensato a te. E oggi ho deciso di portartela. Allora, voi vedete, guardate che mi sono delle indicazioni straordinarie, anche nelle relazioni umane. Allora, cosa succede? Succede che da questo punto di vista l'iperlogico dirà: che carino che è stato Luca che mi ha portato proprio oggi, che sa che io devo mangiare il pesce. Mi eviterà di andare in pescheria e quindi devo ringraziarlo, mi ha dato un'indicazione importante. La seconda persona dirà: ma che carino Luca, proprio mentre stava facendo qualcosa che gli interessava, gli piaceva tanto, stava pescando, ma pensa a te, ha pensato proprio a me per portarmi oggi la trota. Analogamente con il cane, noi dovremmo vedere qual è il carattere del cane. Ci sono certi cani, per esempio, che seguono pedissequamente, già spontaneamente, quello che gli dice il conduttore. E quindi anche loro dovranno dire: mi ha dato il premio perché mi sono seduto. Ci sono altri invece che hanno una sfaccettatura più emozionale, più emotiva, e quindi di conseguenza la concessione può anche essere senza una indicazione, una motivazione precisa. Sviluppata questa prima fase, quindi, dove noi abbiamo fatto love bombing, dovremmo sparire, cioè non farci più vedere nell'ambito umano. E anche con il cane dovremmo adottare questo atteggiamento di distacco, il cane di rabbia. Ma come? Nell'ambito umano cosa succede? Che la signorina che ha, diciamo così, ricevuto piacevolmente il love bombing, dopo un po' questa signorina comincerà a dire: ma come mai non si fa più sentire, eppure era così carino. E quindi questa sensazione della mancanza, perché vi ho detto già in altre occasioni, per creare motivazione ci vuole una negazione, ricordatelo, dicono gli studiosi, io sono un interprete, non è farina del mio sacco tutta, quella della psicologia umana, per amor di Dio. Ma nell'ambito canino magari qualcosa di interessante vi dico sempre. E quindi di conseguenza quando c'è questa riduzione di tutto ciò che piaceva al cane, si innesca il desiderio della comunicazione. Nell'ambito umano arriva il messaggino: ciao Luca, ma è successo qualcosa? Non ti sei più fatto sentire? Quando qualcuno, una donna ti scrive così, vuol dire che ha anche dei sensi di colpa, dice, dentro, no? Perché dice, non si è fatto più sentire, magari gli ho esagerato. E intanto è lei che richiede a voi di farvi presente. Analogamente con il cane, dovete agire così, dovete utilizzare la nonchalance, questo atteggiamento un po' di distacco, per far sì che sia il cane a rispondere. Quando il cane vi viene vicino, vi guarda e poi vi tocca con una zampa, allora voi potrete gentilmente: oh, ciao, ciao, Amon, non ti avevo visto, ma come va? Tutto bene, bravo. Lo accarezzate e date rispondenza e poi gli dite: seduto, Amon. Lui si siede, pam! Cominciate a premiare dopo che avete messo un piccolo vincolo, dice la psicologia umana. E il piccolo vincolo in cielo e fine è rappresentato da un semplice seduto, un comportamento semplice, e glielo andate a gratificare senza più aver bisogno di tante smancerie. Molto semplice. Anche nell'ambito umano, soprattutto se siete nella sfera di una persona che è emozionale, emotiva,
delle volte bastano piccole cose, eh? Non è necessario fare grandi cose. Una maglietta del Rock Café, una volta è sufficiente. A volte può essere sufficiente un collare nuovo per il cucciolo appena comprato, e delle volte basta un cavatappi. Quindi questo dipende dal soggetto che avete davanti, quali sono i suoi interessi, e di modo che ci sia questa affabilità, questo calore che si mette in moto. Dopo il love bonding fase 1, dopo l'inserimento di piccoli vincoli, bisogna mettere dei vincoli maggiori. Cosa vuol dire? Che non mi limiterò a chiedere al cane soltanto un seduto, gli chiederò un seduto, un terra, un resta magari. Devo chiedere qualcosa di possibile per il cane. Dovrò chiedere al cane qualcosa che lo porti a pensare, che con un piccolo impegno in più, con qualche sforzo in più, gli sarà garantita la possibilità comunque di ricevere la gratificazione, il piacere che la gratificazione implica. Dovete anche usare molto la gratificazione sociale, ricordatevelo che è molto importante. Quanto ci piace a noi sentirci dire quanto siamo stati bravi. E poi è chiaro che conta anche lo stipendio, ma è molto importante anche sentirci dire quanto siamo stati bravi e quanto siamo apprezzati. D'altro canto, noi potremmo star qui delle ore se qualcuno parlasse di me o se io parlassi di voi, e così siamo qui che parliamo invece del nostro modello, che è il cane. Nell'ambito umano, tornando nell'ambito umano, quando la signorina corteggiata si farà viva, bisognerà mettere un piccolo vincolo. E dell'esempio che vi faccio per chiarire il concetto che poi abbiamo trasferito sul cane, il concetto è questo. Ciao Luca, allora tu rientri domani da Roma, perché sei andato da Amadeus, no? Sì, rientro domani. Ci vediamo allora, beviamo qualcosa insieme, un aperitivo magari. Voi dovete dire no. Dovete dire no, con gentilezza. Mettete un piccolo vincolo. Dite, guarda, io stasera proprio non riesco, perché ho già un altro appuntamento. Però ti prometto che domani, certamente potremmo passare insieme non soltanto l'aperitivo, ma l'intera serata. E poi, naturalmente, ci divertiremo nella sala giochi. Allora, tutto questo vedete che è molto fluido, se uno ci si riflette sopra e ci pensa, il love bombing applicativo è questo. Tutto non vi ho potuto dire, perché sennò vi darei una materia che invece è materia dei corsi istruttori e della qualità tecnica, emotiva, emozionale, psicologica, di corsi fatti bene e non dove si diluisce il brodo. Ci siamo ragazzi, questo è quello che avevo da dirvi. Allora, se volete anche la lezione di domani, siccome io per voi sto facendo qualcosa di generoso, visto che sono recluso qui all'Eagle Nest, fate qualcosa anche voi per me, siccome vedo che la democrazia non funziona, se volete che domani io faccia un'altra lezione dovete non mettere mi piace, non mettete mi piace! Cliccate direttamente su condividi e diffondete le informazioni che vi ho dato affinché altre persone possano, se vogliono e se gli piace, apprezzare qualche informazione che può migliorare la relazione tra loro, i loro cani e anche nel corteggiamento delle donne. Viva le donne, viva le belle donne che sono le colonne dell'amore. Ciao a tutti.